Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dember Gamer e oggi siamo tornati qui su FNAF. Adesso proveremo a fare la quinta notte e voglio anche provare a usare un po' di più la telecamera, tutto quanto, e senza limitarmi per vedere se riesco a superare la notte. Allora, in questa notte si dovrebbe attivare praticamente subito. Spero veramente che però mi lasciano un po' in pace prima di partire. Poi voglio anche provare di parlare un po' di più perché negli scorsi video dicevo sempre che stavo zitto per concentrarmi. Però stavolta provo a concentrarmi mentre faccio il commentary. Allora, già si sono mossi, Fox è uscita e sì, in questa notte si muovono tutte e tre contemporaneamente. Allora, io so che già verso la seconda ora Bonnie attacca, c'è Chica in cucina Bonnie e Chica credo che siano qui, però Chica non si vede. Chica era in cucina. Freddy mi preoccupa. Freddy non si sa dov'è. Comunque chiudo le telecamere. Questa notte è quasi la più difficile. Dopo c'è la sesta notte che non so se farò in questo video. Dipende quante volte morirò in questa partita perché morirò tantissime volte nella quinta notte. In realtà è un metodo buono. Oddio, già è partito Foxy. Stiamo scherzando? Ma veramente? Ok, apriamo. Allora, Bonnie è sempre lì. Chica non lo so. E qualcuno si è spostato. Voglio controllare di più le luci, usare meno la telecamera perché è più utile la telecamera in questo caso. Sapete che forse è anche una buona idea non usare per niente le telecamere, ma soltanto quando sento dei passi controllare le luci, i corridoi. Quando sento. Non so se si sente nel video, ma adesso ci sono i passi. No, non i passi, ho sbagliato. Qualcuno che bussa. Quelli là non erano per niente passi. Avevo sospettato che bussassero quando sono al vetro, ma non è così. Allora, si stanno muovendo. Sta soltanto controllando le telecamere. Cioè, le luci, ho sbagliato. Sono abbastanza in ansia questa notte. Allora, adesso controllerò le luci soltanto quando sentirò dei passi, ovvero sempre, quindi. Allora, Freddy è. Oddio, ho fatto bene. Freddy è in cucina. Voglio controllare un attimo dove è Bonnie. Ok, nello sgabuzzino. Chica se n'è andata. E non ci dovrebbe essere Freddy, appunto. Allora, però io sento tanti movimenti. Allora, questa notte è difficilissima. Sarebbe bene controllare soltanto queste due telecamere e non tutte le altre, tranne per quella di Foxy. Allora, già siamo al 63% di batteria, però la notte sta andando abbastanza bene. Già sono le 2 del mattino. E sto riuscendo a fare anche un bel po' di commentary. Foxy è. Ok, qua c'è Bonnie qua dietro. Quindi adesso quando sentirò dei passi devo stare attento che Bonnie non sia qui nella porta. Quindi devo stare molto attento ai passi. Se mi attacca Bonnie e rimane lì per tanto tempo come al suo solito, mi sa che sarà un po' difficile mandarlo via. Comunque io continuo a sentire passi e non so di chi siano. Ok, sono entrambi qui e come sempre fanno il rumore e c'è la loro testa che si muove. Forse Bonnie? No. Però Freddy non lo sto sentendo più perché Freddy quando si muove ride. Per fortuna a quanto pare sta rimanendo fermo. Dal fatto che io sento Bonnie e Chica che si muovono però non stanno venendo alle porte. Che cos'era? Ho sentito tipo qualcosa correre. Allora controllo qui, Fox è ancora fermo. Fermo, è un po' uscito, però meglio di niente. Ok, Chica è qui. Spero che non mi attacchino insieme. Forse già se n'è andata. No, però ho sentito un passo. Allora, quando sento il passo devo controllare prima di tutto qui e poi lì. Forse Chica se n'è andata, sì. Ho una paura matta. Perché questa notte è difficilissima. Anche se già sono alle 3 di mattina, quindi già sono a metà. Soltanto più che altro controllando le luci. Oddio. Oh mio Dio, stanno attaccando tutti insieme. Ok, perlomeno non c'è Bonnie. E questo qui è un piacere, però Chica sta rimanendo lì. Però già sono al 34% perché ho usato tutte e due le porte contemporaneamente. Ok, lì c'è Bonnie. Però si muovono un po' troppo. Allora, Foxy sta per partire. Deve essere attento. Oppure non lo so, allora. Fammi controllare, Foxy è andata. Ok, devo controllare. Se non controllo il corridoio, però Foxy non parte. Questa qui è una cosa buona, ha soltanto il 9% di batteria. Mi sa che questa notte non ce la faccio. Mi sa che Freddy mi ucciderà prima.
A meno che non riesco a resistere un bel po'. Non devo più guardare le telecamere e devo fare qualcosa soltanto quando sento dei passi. Allora sento che c'è qualche animatronico qua dietro perché sento i rumori che fanno. Allora, abbiamo il 5%, devo riuscire a resistere. Però forse se finché rimango così non possono entrare o forse mi... No, in realtà sì che possono entrare, sto dicendo cagate. Però mi possono... Mi fanno il jumpscare direttamente, Foxy! Mi sono spaventatissimo. Però io so che Foxy fa il rumore quando corre, e invece no, niente. Quindi lo devo controllare perché a quanto pare il rumore di quando corre, se non guardo le telecamere, non si sente. Quindi devo stare più attento. Ci riproviamo. Magari questa volta andrà bene. Ho già capito un po' meglio come fare. Allora, all'inizio non faremo niente, tanto all'inizio non partono. Ci lasciano tipo una decina, ventina di secondi liberi. Tanto per i primi minuti non partono, devo soltanto guardare Foxy praticamente questa notte e guardare le luci. Allora, ho sentito i passi, quindi sono scesi tutti e tre, però di sicuro non già non sono qui. No, è partito soltanto Bonnie, quindi cercherò di guardare soltanto Foxy. Io dovrei mettermi pure un cronometro, magari nel telefono accanto, perché così posso capire quando la notte sta per finire, ogni quanto passa un'ora. Freddy si è spostato e credo pure Chica, sì. Però di sicuro ancora non sono qui, mentre gli altri ancora non si stanno facendo vivi. In teoria quando sono qui dietro si dovrebbe sentire loro che fanno il rumore. Ok. E Bonnie è già qui, per esempio. Bonnie è già qui. Bonnie se n'è andato. Però sembra che durante questa notte vengono spesso, ma se ne vadino. Allora, Fox. Freddy è in bagno. Foxy sta rimanendo lì, mentre gli altri non stanno venendo. Chica è in bagno, è in cucina e Freddy si è spostato due volte, mi sa. Forse è qui dietro la porta. Stavolta mi voglio concentrare per bene e voglio anche fare il commentary nel mentre, quindi doppia concentrazione. Magari aspetto al posto di un passo due passi prima di guardare le porte, anche se potrebbe essere rischioso. Freddy. Oddio mio! Come si faccio a fermare Freddy? Non era lì. Non era alla porta per niente. Forse Freddy si può fermare in un'altra maniera. Forse si deve guardare Freddy. Allora, ragazzi, in teoria Freddy non appare alla porta, ma si deve fermare guardando le telecamere. Quindi un'altra preoccupazione. Però Freddy dovrebbe arrivare soltanto da sinistra. Già lì c'è Chica, che dovrebbe attaccare già all'1 del mattino, mentre gli altri dovrebbero rimanere un po' più calmi. Foxy, vediamo, è già andato. Quindi chiudiamo la porta, controlliamo lì, facciamolo correre. Ok, c'è anche Bonnie, quindi lasciamo aperto lì. Ok, Freddy forse è qui. Ok, mi sa che devo chiudere adesso quando c'è Freddy qui. Ok, se n'è andato, quindi forse ho fatto bene a chiudere. Comunque non capisco come non si fanno a sentire loro, tanto che quando sono qui dietro, ma si sente quando... Praticamente sono in cucina. Allora, non c'è Bonnie e c'era Freddy. Ma Freddy non appare. Ci provo per l'ultima volta. Poi per chissà non faccio il commentary e ci provo senza il commentary. Allora, ho controllato un attimo nella wiki. Freddy non appare come Chica e Bonnie, appunto come avevo detto, ma appare nella 4B. Quando appare nella 4B dobbiamo chiudere la porta fino a quando non sentiamo la sua risata, o almeno cre così credo. E se ne va. Ogni volta che sentiamo la risata dobbiamo controllare in 4B. O almeno ho capito questo. Allora, Chica se n'è andata, quindi starà per arrivare. Ok, Freddy si è mosso, quindi controlliamo la 4B. In teoria dovrei chiudere prima di controllare la 4B perché potrebbe entrare e uccidermi. Ok, tutti e tre si sono mossi. Freddy è nella sala principale, mentre c'è qualcuno che sta suonando. Forse Bonnie quando è in cucina suona. Sento passi. Ok. Fammi controllare. Era qui. Ok. Devo aspettare che se ne vada. Ok, qua c'è Freddy. È ritornato. Ok, quindi se ci sono entrambi non lo vedo. Questo qui è un problema ancora più grande. Quindi devo controllare se se ne va oppure no. Io però non posso rimanere con tutta la notte questa porta chiusa. Ok, se n'è andato. Almeno credo. Sì, se n'è andato. Finalmente direi anche. Perché è rimasto davvero troppo. Ok, forse Bonnie è qui. Madonna. Però io sono chiuso. Freddy non se ne va. Ok, devo togliere tutto.
Non userò niente, tanto tutte entrambe le porte sono chiuse. Ok, posso aprire qui. Se n'è andato, se n'è andato, se n'è andato. Devo riuscire a non consumare batteria per tutto questo tempo. Ok, sembra che non ci sia nessuno qui, quindi ne devo approfittare. Non devo usare niente finché non sento un passo. Oh, cavolo. No, no, no. Niente, niente. Proprio adesso devono arrivare entrambi. Spero soltanto che Freddy non riesca ad uccidermi. In teoria ancora un minuto e mezzo. Non so se riesco a durare un minuto e mezzo con Freddy che sta per arrivare. Sì, ragazzi, niente. Io ci ho provato. Adesso provo a farlo senza commentari. Oh, oddio. Oddio, ce l'ho fatta. Ragazzi, ho dovuto fare altri tre tentativi. Ce l'ho fatta. Abbiamo preso il nostro stipendio, 120 dollari, una settimana. Abbiamo lavorato una settimana con il rischio di morte e ci hanno pagato soltanto 120 dollari. Oddio, ragazzi, non farò assolutamente la sesta notte, non ce la farei nemmeno con tutti i tentativi del mondo. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io sono provatissimo e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi! Колоколбасы, веселее, пацаны.